manifestazione che si realizza da 24 anni e questo credo che sia una delle cose principali, fondamentali e storiche per la città di Palermo, uno dei pochi eventi che ha 24 anni di storia. E puntiamo molto sul turismo, qualcosa come 38 paesi presenti, dalla Giordania, dall'Afghanistan, dal Nepal, dalla Nuova Zelanda, dagli Stati Uniti, hanno ritenuto opportuno che la maratona non è soltanto una corsa, ma l'obiettivo fondamentale è anche il turismo. E infatti su questo puntiamo fondamentalmente anche per i 25 anni, per il 2019. E raggiungeremo gli obiettivi come sempre intorno ai 1.700-1.800 iscritti, anche perché le iscrizioni si chiuderanno domenica. La non competitiva, che assieme all'associazione Talassa e all'associazione dei disabili porteremo avanti, coinvolgendo quello che sono fondamentalmente le famiglie per vivere una giornata diversa, chiusura al traffico, e vivere una giornata di sport vicina a quei campioni che arriveranno dal Kenya. Il percorso? Il percorso si profilerà principalmente con una prima parte di 21 km con partenza e arrivo ovviamente allo stadio delle Palme, Vito Schifani, andrà verso il centro abbracciando in quello che è il percorso UNESCO, perché l'UNESCO ha riconosciuto il nostro percorso, abbraccia quelle che sono le parti storiche della città, dal Palazzo Reale alla Cattedrale, dal Poletiamo al Teatro Massimo, via Maqueda, per poi ritornare allo stadio e andare sul nostro piccolo Central Park, che è la favorita, per poi andare sulla parte più turistica di Palermo, che è quella di Mondello. Ci abbracciamo storia, cultura e mare. È una bella manifestazione, noi come Unicreti siamo contenti di essere main sponsor per l'11° anno consecutivo della Maratona di Palermo. Unicredit, che soprattutto in Sicilia assume il ruolo di banca di riferimento, crede nell'importanza di essere partner di eventi che possono valorizzare il nostro territorio e la Maratona di Palermo sicuramente va in questa direzione, perché come diceva lei prima riesce a valorizzare il legame tra sport, arte e cultura. E penso che proprio Palermo sia una delle maratone dove questo legame sia molto forte, per tanti motivi. Uno, perché penso che poche maratone al mondo possono vantarsi di un percorso così suggestivo e affascinante nel centro storico di Palermo, dove gli atleti avranno la possibilità di toccare tutti i siti o molti dei siti del percorso Arbo-Normanno, che è patrimonio dell'UNESCO, e infatti la maratona ha avuto anche il patrocinio dell'UNESCO. E poi perché è uno sport di massa, uno sport per famiglie, uno può partecipare in maniera individuale o con amici, ed è uno sport pulito, accessibile a tutti, e questo sicuramente può creare anche comunità, di passare una giornata delle famiglie in maniera molto serena, in una cornice splendida, e speriamo che anche il tempo ci assista.